Grazie Eccellenza. Spero di non andare troppo fuori tema, considerato che in questo comma comunicazioni l'argomento principale era il tema rispetto alla testata giornalistica. Non vorrei parlare di quello perché penso, insomma, che il dibattito sia già stato ampio. Mi limito solo a dire che naturalmente bisogna approfondire quelli che sono gli aspetti legati, perché da una parte capisco la posizione di chi sostiene una libertà di stampa ed è sacrosanta, penso che nessuno sia contrario a questo. Dall'altra parte se ci sono stati degli aspetti da approfondire, però insomma, ecco, penso che sia già stato dibattuto. Ovviamente ognuno si deve fare le proprie ragioni negli organismi deputati e lo deve fare per sostenere le legittime posizioni e ragioni che devono essere approfondite. Sicuramente quel che a livello politico è bene dire è che bisogna accelerare su quelle che sono le norme in materia di informazione, perché di problematiche nel tempo ce ne sono state a 360 gradi, e in un paese piccolo è facile poi che nascano anche potenzialmente delle distorsioni, quindi è bene andare avanti con quelle norme che mettano degli ulteriori elementi di garanzia in modo da sgomberare il campo da qualsiasi dubbio. Colgo l'occasione di questo comma comunicazioni per rappresentare un po', ho sentito si è parlato della crisi che ovviamente sta occupando il piano internazionale e ovviamente è un argomento di stretta attualità che ha delle ripercussioni di non poco conto che vanno oltre, e qui vorrei portare l'attenzione dell'Aula su un altro aspetto che non è quello puramente geopolitico, certamente importante, non è quello legato alle condizioni delle popolazioni coinvolte, certamente prioritario e importante, rispetto ai quali San Marino potrà avere un proprio ruolo, che però è quella di una neutralità attiva, quindi insomma nei modi che caratterizza la storia diplomatica anche di questo paese. Certamente dovremo fare i conti con delle ripercussioni sul fronte economico che non sono di certo da sottovalutare. La situazione economica attuale è una situazione tutto sommato confortante per la Repubblica di San Marino, al netto della situazione in cui ci troviamo e ci trovavamo prima della crisi pandemica. Noi lo sappiamo che vivevamo già una difficoltà dal punto di vista economico, però devo dire che nonostante la situazione, nonostante le difficoltà, nonostante ciò che caratterizza il nostro sistema, ad oggi i dati economici, ho avuto modo e occasione di dirlo anche nella conferenza stampa di governo consueta di ogni martedì, sono tutto sommato confortanti e mi danno degli elementi ulteriori. Mentre c'è stato un momento in cui c'era una chiusura di licenze accompagnata da un'apertura di nuove licenze, quindi questo mi fa pensare a una riconversione di alcune attività, comunque un dato confortante perché imprenditori che resistono, imprenditori che non mollano, gli ultimi dati vedono meno chiusure e un aumento di rilascio anche di nuove licenze, quindi nuove realtà. Devo dire che alcune normative portate all'attenzione di quest'Aula, e che quest'Aula è stata in grado, con anche coraggio, di approvare velocemente, cito quella, una tra tutti, quella degli asset virtuali, sta creando e crea grande attenzione rispetto al contesto, ma non solo queste, anche altre. Quindi insomma mi fa pensare in positivo. Certo è che San Marino non è immune da quelle che sono le evoluzioni del quadro internazionale. Quindi mi piacerebbe che venisse portata l'attenzione di quest'Aula nel dibattito, nell'approfondimento di quelli che sono i mesi che attenderanno. Abbiamo avuto dei piccoli segnali, che piccoli non sono, sul fronte imprenditoriale per l'acquisto delle materie prime, le difficoltà che oggi ci sono. E dovremo capire insieme come fronteggiare una situazione economica che probabilmente, passato forse l'effetto rimbalzo di alcune dinamiche anche portate dagli incentivi del territorio italiano, da alcune, diciamo, dinamiche post pandemia, avremo in qualche modo a che fare e con le quali dovremo fare i conti. E qui torno su un tema su cui io chiedo veramente si ponga attenzione, che è quello di una programmazione. Abbiamo parlato di grandi sfide, che sono quelle legate all'aumento delle bollette, quindi capire come calmierare questo dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista delle famiglie, ma rimango concentrato sul settore imprenditoriale, affinché le imprese, nonostante ci sia una differenza rispetto al contesto italiano, non perdano la competitività. E qui le sfide sono importanti. La cosa positiva è che con l'applicazione delle nuove tecnologie sono sfide che fino a ieri magari potevamo avere difficoltà a cogliere, mentre oggi questo diventa più facile. Poi sempre tra virgolette, perché si parla sempre di interventi di portata sistemica e di portata nazionale.
quel che posso dire, aggiungere, è che ci sono interessamenti anche da questo punto di vista: le energie rinnovabili, l'applicazione delle nuove tecnologie per andare verso un maggiore efficientamento energetico, per non dire un'autonomia energetica laddove possibile, ma credo che, essendo questi investimenti rilevanti e importanti, si debba fare un'adeguata programmazione. Questo perché, di fianco alle riforme strutturali di cui il Paese ha bisogno per calmierare le spese che fanno parte di un sistema che non è più e che determina, diciamo così, l'impiego di risorse rilevanti, si debbano fare anche quegli interventi che garantiscano un'attrazione di investimenti, come già ce ne sono, ma dovremmo essere più coordinati in questo, per garantire una tenuta del sistema e un far fronte a quelle che sono le sfide che verranno avanti e che sono imminenti, rispetto alle quali dobbiamo porre attenzione immediatamente. Rispetto a questo devo dire che la missione nel contesto di Expo, di cui ho avuto contezza diretta avendo preso parte alla missione guidata dalle loro eccellenze, dai capitani reggenti, ma seguita da una parte di governo, ha dato la possibilità non solo di stringere rapporti con un contesto con il quale avevamo già inevitabilmente dei rapporti, ma oggi ci sono le condizioni per renderli più concreti, quindi per trasformare quei rapporti che di amicizia San Marino ha con gran parte dei paesi, ma trasformarli veramente in un rapporto concreto, strategico, non strategico dal punto di vista geopolitico, ma sicuramente economico, ed è un lavoro che sull'onda della missione Expo si potrà portare avanti, nel senso che ci sono sicuramente degli aspetti di interesse che possono coinvolgere anche la Repubblica di San Marino. Su questo non dobbiamo calare l'attenzione, ma dobbiamo avere idee molto chiare su che cosa si vuole puntare. In realtà quello di avere una visione, si è potuto constatare proprio nell'ambito dell'Expo, è un tema su cui tutti i paesi si stanno interrogando. Guarda caso i padiglioni visitati dall'Arabia Saudita alla stessa Russia, all'Italia, al Vaticano, possiamo citarne quanti dal Brasile, anche appunto grandi o piccole realtà, hanno tutte incentrato il proprio percorso sull'individuare la visione che il paese deve avere in un'ottica prospettica, ma non perché dobbiamo rimandare i problemi avanti negli anni e non affrontarli, ma perché per affrontare i problemi oggi abbiamo necessità di avere ben chiaro qual è l'obiettivo finale, qual è la strada che vogliamo percorrere. Questo credo che lo dobbiamo attenzionare, perché se è vero da una parte che non potremo incidere in modo particolare date le nostre dimensioni, presumo potremo certamente giocare un ruolo, ma incidere su dinamiche geopolitiche di così ampia portata, certamente subiremo quelle che sono le ripercussioni che sul fronte economico quelle dinamiche possono portare. E credo che non possiamo permetterci, considerata la situazione economica, finanziaria del Paese, come poteva essere magari in anni passati, di subirle semplicemente perché si ha la certezza di vivere all'interno di un ambiente protetto in cui c'è una raccolta miliardaria che oggi non abbiamo più. Oggi abbiamo il dovere, la necessità di capire insieme come muoverci nel contesto internazionale per non subire quelle dinamiche che arriveranno inevitabilmente e intaccheranno, come già stanno intaccando, il sistema economico. Quindi questo per dire che la situazione non è oggi così drammatica, ma c'è tanto, tanto, tanto lavoro da fare rispetto al quale sarebbe bene concentrarsi maggiormente. Poi è tutto importante, perché capisco chi ha fatto interventi nella protezione della libertà di espressione, eccetera, e sono valori e diritti fondamentali, quindi lo comprendo, però credo veramente che dovremmo orientare il dibattito a questi temi, a questi aspetti che sono veramente strutturali. Non perdiamoci il quotidiano, non perdiamo il dibattito su quel che accade, su quel che può essere migliorato, però insomma ecco, anche questo comma comunicazioni credo che potesse essere orientato su questi aspetti, per ascoltare quelle che possono essere delle proposte rispetto a quel che si sta muovendo a livello economico. Quindi rinnovo all'Aula la disponibilità di massimo dialogo, di massimo ascolto, perché le sfide che avremo di fronte, ci sono dei commi dedicati ad esempio ai rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti, questi sono temi da cui dipende anche la sovranità del Paese, credo che abbia bisogno di grande attenzione ma anche di grande sinergia, perché non sono argomenti che si esauriscono con un governo, sono argomenti che devono essere impostati per durare nel tempo e per trovare le migliori soluzioni.
Per quanto riguarda la segreteria industria, ma così come il governo in generale, si sta lavorando su questi aspetti, anche se spesso veniamo così, l'attenzione viene spostata sul dibattito meramente politico. Io continuo a dirlo, certamente c'è bisogno di politica, ma di una politica che lavori sulle cose da fare, che trovi le sinergie sui grandi temi del paese e che tralasci gli altri aspetti che spesso e volentieri, come anche in questa legislatura, ma come quelle precedenti, come quelle spero non che verranno, a volte rappresentano degli elementi di ritardo su alcuni argomenti invece fondamentali. Credo che ci sia veramente la necessità di abbandonare lo scontro e di rimettersi in una condizione in cui in modo sinergico si pongano al centro gli argomenti fondamentali e si trovi su quelli una sinergia. Forse è più facile dirlo da diciamo così da soggetto. Ho finito, eccellenza. È più facile dirlo da soggetto nuovo del quadro istituzionale, però insomma ecco, lo sottopongo con tutta l'umiltà del caso, perché credo veramente che sia la strada che noi dobbiamo perseguire per risolvere quei problemi e per affrontare nel migliore dei modi le sfide che ci attendono. Grazie.